tipo di contributo vorresti dare tu a questo progetto? Vorrei, come dire, mettere in risalto quello che è l'importanza appunto della donna, dato che sarà il punto di cui mi occuperò. Vorrei che la mia musica, in collaborazione con quella che scriverò con Aurora, possa veramente far risaltare questa tematica e portarla ad un'ampia platea anche. Beh, sicuramente a livello ritmico questa si per me. O poliritmico, mettiamola così. Ecco, quindi, ecco, in questo senso sì. Mi piacerebbe far capire che anche un team di sole donne si possa far riscattare in qualche modo e che quindi ci sia, come ha detto anche lei prima, il team è composto da 50% di donne, no? E 50% di uomini, quindi il risultato appunto mi piacerebbe che si veda questa cosa della parità di genere. Io posso contribuire nel momento in cui cioè mi posso mettere al servizio, come è giusto che sia per un attore, insomma, ma per qualsiasi parte. Quindi se serve posso leggere col cuore, posso leggere con quello che sono le mie competenze. Che cosa ti ha spinto a partecipare a questo progetto? Quando la professoressa Baglio me ne ha parlato, mi ha subito, come dire, catturato, perché l'ho trovato interessante proprio a livello non solo dell'agenda, ma come obiettivo quello di utilizzare la musica per comunicare questo importante messaggio. Quindi sono stata felicissima appunto di accettare e sono contenta di partecipare. Innanzitutto, per comunque sia lavorare in così tanti, ok? E far vedere comunque qualcosa di diverso che faccio solitamente. Quindi è anche una sfida mia personale, capisci? Cioè, nel senso, io ho sempre comunque lavorato in duo, in trio o in massimo in quattro. Cioè, lavorare in così tanti. Sì, ho suonato nell'orchestra del Friuli Venezia Giulia, ma è un'altra roba, ok? Cioè, suonare, cioè, creare. Fare una composizione così è completamente diverso. Ce l'ha proposto la nostra insegnante ovviamente e subito ci ha fatto assolutamente piacere la cosa, perché comunque sia io che la mia compagna di classe sentiamo molto questa cosa dell'essere donne In un campo molto maschile. Perché magari non riusciremmo a fare tanto, però è giusto che chi vive in funzione di queste logiche, cioè che in funzione dell'arte si metta a disposizione per dare messaggi e per cambiare, cioè, l'amenità dell'arte cambia il mondo, non c'è niente da fare.